multinazionali, ma anche piccole e medie aziende che lavorano stabilmente da decenni con la Russia. Quindi oggi dobbiamo tenere presente che potrebbe scatenarsi proprio sul fronte russo una tempesta perfetta dal punto di vista economico. La crisi russo-ucraina e le conseguenti sanzioni internazionali nei confronti di Mosca potrebbero creare conseguenze devastanti sull'economia del Friuli Venezia Giulia. Un effetto morsa sulle imprese: da una parte l'aumento del costo di energie e materie prime, l'Italia dipende per il 40% dalle forniture russe per il gas, dall'altra il possibile blocco dell'import-export con l'ex Unione Sovietica, mercato di riferimento per decine di aziende, big e non solo, del nostro territorio. Cimolai, la Casa Grande, da Danieli per quanto riguarda sempre il territorio della nostra regione, la Mangiarotti, la Savio, Meccanon Tessile, tutto il settore dell'elettrodomestico, l'industria del mobile arredo, praticamente tutti i settori di prodotti finiti hanno in qualche modo delle quote di mercato in Russia. Ricordo che noi siamo come paese il secondo paese commercialmente importante per la Russia, il primo della Germania. Il numero uno di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, precisa come ancora non sia per nulla chiaro come saranno applicate le sanzioni e quali saranno i settori colpiti, ma nella concatenazione dei fattori negativi che potrebbero andare a erodere il potenziale delle imprese nostrane, ricorda anche l'ipotesi più infausta, quella di una possibile chiusura dei rubinetti del gas da parte del Cremlino. Il problema poi sono le rappresaglie possibili, perché oggi la Russia dice non interromperemo le forniture di gas, ma è più un avvertimento che una garanzia. L'insieme di tutte queste cose ci lascia